Difesa di ferro, organizzazione impeccabile, quel sano cinismo che permette alla Giulianova di issarsi lassù a meno due dalla zona playoff, vincendo di misura il derby dell'Aragona. E adesso sognare diventa possibile. Vastese col 4-2-3-1, Fiore gioca sotto punta con Sciba davanti e Leonetti e Giampaolo sulle corsie esterne. Stallone invece tiene fuori sia Frulla che Forò e si affida a Lennart e Fazzini in mezzo, con Mangia Casale e Antonelli larghi a sostenere le due punte di Paolo e Tozzi Borsoi. Al quarto ci prova Leonetti con il destro, conclusione deviata in calcio d'angolo. La risposta giallorossa al 19esimo, Tozzi Borsoi controlla e scaglia un destro violentissimo su cui Selva deve mettere i pugni per evitare guai peggiori. A metà tempo però tegola per Stallone perché si fa male Fabio Fuschi, costretto ad alzare bandiera bianca. Stallone inserisce Forò in mediana, Ferrini va a fare il centrale con Ferrante e Antonelli riportato nel ruolo di terzino. Il Giulianova si fa preferire per fluidità di manovra, ma alla mezz'ora l'opportunità se la ritrova Henry Sciba, stoppato dalla difesa giuliese al momento della conclusione in porta. Poco per pericolosa invece quella di Nicola Fiore col mancino al minuto 38, Clevis Sciba non ha problemi a tenerla. Al 42esimo il vantaggio giallorosso che sarà poi il gol vittoria. Di Paolo da sinistra rientra sul destro e pennella al centro, Tozzi Borsoi si disinteressa del pallone e Mangia Casale, lasciato tutto solo in area in posizione regolare, spara un destro di prima intenzione imparabile per Selva, gol bellissimo ma senza esultanza per uno degli ex della gara. Negli spogliatoi però l'assistente De Angelis, che aveva avuto qualche problema nel primo tempo, proprio non ce la fa, attimi di attesa cercando un guardaline che per fortuna spunta niente meno che dalle tribune dello stadio Aragona, e seppur con qualche minuto di ritardo si può ripartire. Vastese che prova a spingere, Fiore al 47esimo di testa impegna Sciba seppur da posizione defilata, aragonesi vicini al gol al 51esimo, Leonetti lancia in campo aperto Henry Sciba, diagonale ribattuto dall'altro Sciba, Clevis, ed è miracoloso Ferrante in scivolata ad anticipare proprio Leonetti che aveva seguito l'azione. Montani butta nella mischia Stivaletta per Palestini, mentre Stallone deve togliere dal campo Tozzi Borsoi in condizioni non perfette. Al suo posto Fabrizi, che al 62esimo reclama un calcio di rigore che però per Bianchini di Terni non c'è. Vastese in confusionaria, ma Giulianova costretto in 10 dal doppio giallo rimediato da Antonelli, già ammonito nel primo tempo. La squadra di Montani ci prova ancora con Sciba al 33esimo, ma senza creare particolari problemi. Al minuto 83 il corner di Fiore innesca Del Duca, che impegna Sciba di testa, reattivo nel disinnescare l'opportunità in due tempi. Ci prova Giampaolo all'87esimo, pallone alto sopra la traversa. E l'ultimo squillo dell'incontro, la Vastese capitola, il Giulianova fa festa. 5 partite senza subire gol, quarti di Coppa Italia con l'Aquila, Montevarchi alle porte e un altro derby, quello con il Pineto, che sa tanto di playoff. Mister Stallone, partita se vogliamo impeccabile. Giulianova che vince qui a Vasto, lo fa con un uomo in meno, con qualche infortunio di troppo, con qualcuno che non avevi recuperato e difendendo praticamente senza mai soffrire. Il piacere quando intervisti tu è che fai il riepilogo esatto di quello che è successo. E diciamo che oggi si incontravano due squadre che venivano da un periodo, da un trend positivo. E la Vastese ha dimostrato fino all'ultimo minuto di essere in condizione, di essere una squadra che ha dei giocatori importanti ed è ben allenata. E ci ha fatto soffrire, però devo dire, come hai detto tu, che in effetti la nostra organizzazione in campo di carattere tattico, la voglia dei ragazzi e anche noi che veniamo da un periodo sicuramente in cui stiamo facendo bene, ha fatto sì che abbiamo sempre ribattuto colpo su colpo, quindi voglio dire, abbiamo rischiato poco, proprio un paio di palle, e abbiamo creato anche noi sempre le nostre due. La partita credo fosse molto equilibrata, però voglio dire, forse viene premiato un pochettino il nostro coraggio, il nostro carattere. Puoi fare tutti i gesti che vuoi, però il Giulianova è a 2 punti dai playoff. Ma lo sai qual è la cosa strana? Che a Giulianova quando mi hanno chiamato per una tranquilla salvezza. Poi, come si dice, l'appetito viene mangiando. È un ambiente che, come sai, vive di pallone e c'è un entusiasmo, una carica. Noi ringraziamo i nostri tifosi che, come sai, Alfadini sono sempre un'arma in più. Fuori casa ci seguono in tutta Italia. Anche in settimana sono venuti, voglio dire, anche a Civita Castellana, che abbiamo vinto anche in Coppa. Erano anche lì di mercoledì, quindi sono fantastici e per noi sono un valore aggiunto. E questo entusiasmo di questo ambiente, il presidente è uno che non si accontenta mai e quindi sono costretto, guarda come sto, a fare un pochettino degli straordinari.
milionari perché vogliono sempre quel qualcosa in più, però voglio dire, anch'io sono uno che, tu sai che c'è un animo un po' guerriero, mi piace un pochettino guardare oltre. Poi io credo l'importante è stare sempre coi piedi per terra, ma sempre a testa alta. L'ultimissima, nell'intervallo quando c'è stata la sostituzione del guardaline, hai pensato per qualche istante, vuoi vedere che questa partita che sto vincendo non me la fanno terminare? Ma in quei momenti pensi tante cose, una è stata questa, quella che hai detto tu, l'altra che, come sai, si diceva appunto che poteva essere, come poi è venuto, chiamato una persona che fosse abilitata, che fosse del posto, che stava a vedere la partita, quindi parto l'idea che se uno sta a vedere la partita probabilmente è un tifoso della Vartese. Poi è stato corretto, ha fatto bene il suo mestiere, però ti passano tante cose per la testa. Fabio Montani, abbraccio poco fa con Nico Stallone, che hai ritrovato con piacere, probabilmente l'avresti voluto ritrovare con un altro risultato finale però. Sì, sicuramente ero un compagno, un ex compagno di squadra, un amico, ragazzo in gamba, e fa molto piacere. Per quanto riguarda invece la partita, dispiace, c'è amarezza perché non meritavamo assolutamente di perdere. Abbiamo fatto una gran partita, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, è dura da accettare, però questo è il calcio, bisogna accettare il risultato sul campo e non cambia di una virgola la strada nostra, il percorso, quello che dobbiamo fare. Anzi, fatti i complimenti ai ragazzi nello spogliatoio, perché giocare con questa intensità, con questa qualità di gioco anche, c'è solo da applaudirli. Che cosa è mancato allora? Il gol, ci abbiamo provato in tutti i modi, sia il primo tempo che il secondo tempo. Abbiamo commesso un errore con la linea sul gol, e ci può stare, perché quando fa il gol, quando fanno gol una squadra avversaria, vuol dire che commette un errore tu. Però ripeto, dispiace commettere un errore, un tiro, un gol, e poi giochi a una porta. Però la strada è quella giusta, ripeto. Da domani probabilmente si apre una nuova era per la Vartese, perché il mercato aperto, molti già sono andati via, alcuni arriveranno, altri partiranno. Che Vartese ritroveremo tra una settimana, 14 giorni? Guarda, la società sa tutto quello che deve fare, abbiamo parlato con il direttore su quello che sono i movimenti, poi come ben sapete ci sono già dei giocatori in uscita, e quindi la settimana prossima io auspico che arriverà qualcuno a darci una mano a completare questa rosa, perché era il discorso fatto appena arrivato, quindi la società mi sta supportando in tutto. Da domani vediamo.